Anche se Nintendo Wii ha venduto milioni e milioni di console, è piuttosto probabile che siano in pochi oggi a conoscere Travis Touchdown, antieroe nato dalla mente dell'autore Goichi Suda, famoso agli appassionati come Suda51. Le vicende del nostro aspirante assassino, che si vedeva coinvolto in una scalata della classifica globale dei più famosi killer, tutti caratterizzati alla grande, ha portato a due uscite a dir poco stravaganti, in cui l'azione lasciava spazio a situazioni esilaranti, dialoghi geniali e anche minigame che comunque avevano un certo motivo di esistere. Saltata la generazione Wii U, perché i due No More Heroes uscirono sorprendentemente solo su console Nintendo, ecco che su Switch arriva una sorta di episodio mediano, complice anche il prezzo budget. Travis Strikes Again No More Heroes è questo ma anche molto altro, offrendo ancora una volta un titolo strano ma a tratti sorprendente. La cosa inizialmente più complessa da capire dopo l'annuncio era il tipo di gioco che potevamo aspettarci. I precedenti erano avventure ricche di azione con minigame che facevano talvolta capolino, qui invece l'idea che ci eravamo fatti era che quell'equilibrio si fosse ribaltato completamente. Avviato il gioco si capisce invece che la struttura non poggia affatto sui minigiochi, ma presenta un hack and slash a livelli in cui i propri livelli non sono altro che giochi nel gioco, di cui Travis finirà per essere protagonista. La responsabile di questi eventi è la misteriosa console Death Drive MK2, un oggetto misterioso e subito rimosso dal mercato che faceva misteriosamente scomparire i giocatori che avevano avuto la sfortuna di comprarla. Cosa ci sia dietro a questa storia e quale sarà il compito di Travis spetterà a voi scoprirlo. Quello che posso dirvi è che la storia in sé si sviluppa sia all'interno di 6 giochi della Death Drive, sia in episodi tutti da leggere in cui Travis andrà a caccia delle Death Ball, ogni riferimento alle Dragon Ball è assolutamente voluto, per poter avviare il nuovo gioco che farà avanzare la vicenda. Oltre allo stile di queste sezioni, così tanto old school da essere unicamente in nero e verde, non si possono non menzionare i dialoghi e le situazioni assolutamente fuori di testa di cui leggerete, con tanto di commenti di Travis e della sua gatta parlante Genie su come guadagnare punti su Metacritic accontentando i recensori di videogiochi. In pratica, se mentre giocate state pensando a qualcosa che sarebbe potuto venire meglio, il primo a scherzarci su sarà proprio il gioco. Passando al gameplay, bisogna inizialmente concentrarci sulle sezioni in cui passerete la maggior parte del tempo, ossia i combattimenti. Travis possiede una spada laser con cui potrete sferrare colpi deboli da effettuare anche in movimento e altri potenti che invece richiedono più tempo per essere eseguiti e che lo espongono maggiormente ad eventuali attacchi. Esistono poi due diversi colpi in salto e una rotolata evasiva utile per togliersi d'impiccio, ma neanche troppo. A queste scarne opzioni base si aggiungono le abilità speciali, mosse che si acquisiscono raccogliendo dei chip e che, se assegnati per un massimo di 4 abilità contemporaneamente, possono offrire colpi stordenti, fulmini, aree curative, bombe appiccicose e molto altro. Diciamo che con i soli colpi base la noia sarebbe potuta arrivare in fretta, ma grazie a queste abilità, che possono essere riattivate dopo un classico cooldown, si apprezza anche una certa personalizzazione del proprio eroe. Va poi detto che, anche se noi finora abbiamo parlato di Travis, il gioco lascia spazio anche a Batman, personaggio che si allea con il nostro per motivi personali e che ci permette di giocare in cooperativa per la stragrande maggioranza del tempo. Travis e Batman possono essere migliorati tramite level up, ma oltre ad aumentare energia e potenza d'attacco non cambia nient'altro. Quello che però manca in progressione dei personaggi è presente come difficoltà e varietà dei nemici. I bug che incontreremo nei giochi e che dovremo sconfiggere per poter raggiungere il boss finale partono da semplici assalitori che si buttano contro i protagonisti fino ad evolversi in nemici dotati di scudo, di trivelle e di spade che obbligano a prestare attenzione. La varietà non è certo infinita, ma sicuramente adeguata, specie per un gioco indie venduto a prezzo budget. Gli scontri sono quindi furiosi e frenetici, complice anche una barra da riempire per eseguire delle super molto dannose. Questi combattimenti sono sempre inseriti all'interno di giochi che, ideologicamente, spaziano da avventure grafiche, racing game e puzzle, con piccoli elementi presi da ciascuno, ma sempre, o quasi, con la componente action al centro. Non mancano nemmeno sequenze di salti e rimbalzi, ma quelle, che per fortuna sono poche, non possono che chinare il capo davanti alle altre sessioni platform giocabili su una console Nintendo. Si lasciano comunque giocare e danno una varietà molto piacevole al tutto. Il livello tecnico di Travis Strikes Again è piuttosto scarso, ma spesso sembra che tutto sia stato fatto apposta. Sentire Travis dire che queste sezioni hack and slash sono un po' troppo spoglie, ma alla fine ci si abitua, può essere visto come una missione di colpa di sviluppatori che vogliono farsi perdonare per una modellazione che effettivamente lascia parecchio a desiderare.
Però il colpo d'occhio di un gioco come questo non si basa tanto sul dettaglio o sul numero di poligoni, quanto sullo stile fortissimo di Suda51 e di Grasshopper Manufacture. Colori acidi, movenze sgraziate ed esagerate, così come grafica vettoriale bellissima da vedere, tengono alta l'attenzione dei giocatori più navigati che sanno apprezzare questi dettagli. Anche le musiche non sono male, ispirate al mondo degli 8-bit o comunque a specifiche sonorità. Il gioco non ha un vero doppiaggio, ma è stato comunque interamente tradotto e sottotitolato anche in italiano. Arrivati fin qui avrete capito che Travis Strikes Again No More Heroes non è un gioco come gli altri e soprattutto non vuole esserlo. Il gioco sa proporre un buon divertimento ignorante grazie a combattimenti semplici ma non banali e a situazioni narrative ben integrate. Qualche momento da minigame c'è, ma è integrato nell'esperienza che al 99% si dimostra un hack and slash con tanto di visuale spesso dall'alto. Consigliatissimo a chi già conosce l'universo di Travis e vorrebbe tornare a Santa Destroy in un ipotetico terzo capitolo ufficiale, ma tra virgolette da provare per chi invece arriva senza sapere nulla. La sfrontatezza del personaggio e dello stesso Suda51 può convincere o sembrare eccessiva e fuori luogo, ma di sicuro non vi lascerà indifferenti. Per essere chiari, a noi comunque è piaciuto e se avete modo di godervelo con un secondo giocatore, è possibile anche una co-op drop-in drop-out, lo apprezzerete ancora di più. Let me at least introduce myself. Travis Touchdown, you murdered my daughter. Don't pretend you've forgotten.